nostra soluzione, che fondamentalmente si compone di intelligenza artificiale che riesce a copiare il comportamento umano, si inserisce nell'impresa, in questo momento nella grande impresa, laddove abbiamo tanta gente che investe tanto tempo su tanti dati. Ecco, tutta questa attività può essere fatta fare da una macchina e quindi otteniamo molto più tempo libero per fare attività che la macchina non è capace, a partire dal buon senso. La macchina apprende, ma non c'è da essere preoccupati, perché quello che apprende la macchina non è certamente tutto e non potrà mai apprendere la capacità umana di essere consapevole di se stesso e di prendere decisioni con buon senso, quindi non deve preoccuparsi l'uomo. Proponiamo piattaforme che adottano l'intelligenza artificiale, però non solo. Devono adottare anche altre scienze come la psicologia cognitiva o le neuroscienze, perché nel loro insieme queste soluzioni devono mimare l'uomo e l'applicazione è molto vicina a tutto l'ambito ripetitivo. Quindi laddove l'uomo in azienda ripete, e molto spesso l'attività ripetitiva è ricorrente nelle aziende, si può inserire una macchina che fa questo, lo fa come lo fanno le persone. Ovviamente bisogna addestrare la macchina affinché lo faccia come le migliori persone, non le peggiori, perché sennò farà il contrario, farà il peggio, non il meglio. Quindi è molto importante decidere chi andrà a insegnare la macchina, che cosa e per farne cosa, perché poi la macchina mimerà l'uomo.